Buondì Valentina, Alessio. Buongiorno a tutti quanti voi. Buongiorno, come state? Beh, mattinata un po' cupa. Un po' cupa? No, beh, viste le tematiche di attualità, oggi non sarà una trasmissione sempre belle. Secondo me piacevole da alcuni punti di vista nelle tematiche. Perché, scusa? No, nelle tematiche, sarà poco piacevole affrontare. Beh, cambiamole allora se non ti piacciono. No, aspetta, non mi piace il tenore della tematica, no? Oggi non sarà per forza simpatico, solare, divertente, no? Il tenore delle tematiche inerenti alla conferenza stampa del direttore sportivo Petrarchi. Cambiamo il tenore. Quindi vogliamo parlarne in maniera simpatica. Un saluto al tenore. Ecco, iniziamo malissimo oggi. Mirko, fai qualcosa per il povero Alessio. Questo sentiamo. Questo è il tenore della nostra trasmissione. Io ho una domanda poi, ma i tenori cantano anche cose allegre? No, dai, duro attacco ai tenori, certo. No, è una domanda, per esempio, è molto allegro anche il Barbiere di Siviglia come opera, no? Per esempio, no? Sì, che poi Figaro. Del grande Gioacchino Rossini. Come no? Straordinario. È molto allegra quell'opera lì, quell'opera straordinaria. Ecco, senti che robetta, Senti che allegria. Ed è subito estate. Guardate Paolo com'è felice di ascoltare il Barbiere di Siviglia. Paolo sta facendo degli chassé. Ramon Verde! Oh. No! Ramon Verde! Ramon Verde! Oh. Dice anche altro? Queste conferenze non le facevi, il Ramon Verde, Ramon Verde! Molto bene, l'inizio mi sembra, no, che già sia stato esplicativo di questa mattinata. Ecco. Aspettavo anche una citazione per Pastore nel brano. No, per carità, non è stata fatta. Per quello c'è, quando c'è la marcetta, quella un pochino più, no? Più tenue, anche un po' più tristarella. Abbiamo cambiato il tenore comunque. Quindi il tenore è questo adesso. Il tenore è cambiato. L'ho chiesto a lei, si è cambiato il tenore. Quindi tematiche allegre, spensierate e via dicendo. Bene, dai, noi abbiamo ritrovato un nostro passo allegro, ragazzi, sorridente, quindi tutto andrà bene anche questa mattina. Finché no, è questo chirurgo austriaco che ha operato anche Chiellini la scorsa estate. Ma vediamo Giorgio quando rientra. E Paoletti, appunto, la cosa curiosa è che non si è rifatto male attraverso un movimento di campo, correndo, no? No, si è fatto male fuori da un ristorante scherzando con i compagni di squadra. Nonostante questo, insomma, abbiamo ascoltato, no, la voce comunque di un ragazzo che vuole che non si butta giù, carico, che è pronto a rimettersi in gioco sperando di rientrare. Bell'energico. Sì, ma lui c'ha sempre questo sorriso stampato in volto. Sì, male, perché dopo un doppio infortunio simile, molto poi arrivato positivo, in quel modo la seconda volta, sarei stato abbacchiatissimo in conferenza stampa. Invece bravo lui, che comunque ha già ritrovato lo spirito per rialzarsi. Sì, ero, se quello infortunato devastato. Sembra Cigarini, perché insomma io, sta faccia. Quando mi è successo, ecco, ero devastato, non ero emotivamente pronto per affrontare l'argomento, non riuscivo a parlarne. Adesso stai meglio, però. Adesso sto meglio. Meno male, l'importante è sono tornato bello carico. Sì, ho ammassato un avversario. Infatti, ce ne siamo accorti. Io ho tranciato una gamba. Bravo, detto, non ho fatto niente. E l'arbitro. Rosso. L'arbitros. No, che l'arbitro? Mi è stratos davanti sulla faccia. Questo cartellino rosso. Perché adesso parla un'altra lingua. Arbitro, non sei emotivamente pronto per arbitrare questa partita. Gli ho detto, e lui mi ha detto, vattene a casa. A casa. Sono andato. Si parla così in Spagna. Te sei andato. Ale, te devo dire che sei andato pure via al momento giusto. Ti sei evitato una bella conferenza stampa interessante. Che insomma, magari Natta avrebbe pure chiesto conto di qualcosa. Invece, tutto sommato, non ti è andata malissimo. Sono fatto bene a andarmene. Paolino. Ma che ti ho fatto sto cattivone di Petrarchi che da giorno in altro ha iniziato a massacrarlo? Cattivo Petrarchi, cattivo. Gli vogliamo Ramon era buono, no. Buono Ramon. Questo fa molto ridere. Tra l'altro, no, Paolo ha imbruttito pure al computer mentre andava la nota audio. Allora, vogliamo dirla questa. Intanto, Paolo mi rode con tutti, pure con i computer. Il professionista, nonché giornalista, possiamo dirlo. Paolo, tu sei un giornalista? Beh, certo. Il giornalista Paolo Rocchetti non attacca nessuno, non porta avanti nessuna battaglia personale, bensì critica il professionista Petrarchi, come giusto che sia, perché certo, tutti noi possiamo criticare un professionista. No, lo sfonna comunque. Vabbè. No, vabbè, dai, Alessio, porta avanti delle critiche. Lo farà anche oggi nello spazio delle 8:30 e lo farà con un Kalashnikov abbiamo annunciato sulla nostra pagina Cato Cotunardo l'imminente arrivo di un comunicato ufficiale. Addirittura? Sì. Ma di Paolino? Ma certo. Ma della sua azienda? Per rispondere durissime accuse. Ma Paolino è quotato in borsa oppure no?
Credo di no. È dentro una borsa, Paolo. No, dai, Paolo, così, Alessio, lo puoi portare in borsa. Le sue dimensioni. Un po' come Carlino. Mi fa sorridere, poi andiamo nelle tematiche. Cioè, stanno girando una serie televisiva sulla Roma, va bene? Su Francesco Totti, sulla sua vita. No? Stanno cercando dei sosie di alcuni giocatori. Ecco, il sosia di Taddei, della Roma. Tra questi c'è anche, viene insomma, cioè, in questo momento segnalato il sosia e cercato il sosia di Rodrigo Taddei. Ora io mi auguro non esista, onestamente, tutto il bene del mondo. Ci auguriamo. Si può volere a Taddei. Mi auguro non ci sia al mondo un sosia. Beh, poi lo cercano anche del PEC, David Pizarro, di Bruno Conti. Ieri circolavano anche un altro trio di giocatori, Juan Jesus, Bruno Perez, adesso non ricordo il terzo. Qualcuno ha scritto: guardate, Juan Jesus è libero, cioè chiamatelo, fateglielo fare lui perché stesso. Può fare, può recitare se stesso. Ha molto tempo libero. Guest. Sì. Perché no? No, adesso ci aspettiamo che insomma cerchino anche i soldi a Di Nardo, Codomaccio, Cadogna e Rocchetti, perché anche noi facciamo parte della storia di questo club in qualche modo, no? Sì, ma veramente sia amarissima, insomma. In maniera molto satellitare, però va bene. No? Direi una delle fasi più belle. Sì, più belle, magari sì, una veste un po' ironica a qualche parte, no, di questo, di questo film. Liverani, c'è la Padula in TV. Dai, ragazzi, io a questo gli ho detto di non parlare. Vabbè. Perché già fa danni quando gioca. Ecco. Figuriamoci quando parla. State zitto. È un concetto che vale per molti, ma non ascolta. Liverani. È un suo giocatore. Ma faccia da fubile. Ma porti rispetto per il suo giocatore, Liverani. Sono d'accordo con Liverani. No, sì, per carità, però. Devastante. Prima o poi c'è quella. La prossima volta che fai doppietta, penso che. Che pensi? Prego. Morono altri quattro papi. No, ma adesso no, non si dice questo, però. Quindi, non ce lo auguriamo neanche. Scusa al Vaticano e a tutti i cattolici all'ascolto. Meno che non si dovesse generare, no, un ciclo di ecatombi uno dietro l'altra, non credo che la Padula arriverà al quarto tra quattro papi, cioè non so ora. Oddio, dipende, eh. In campo? Beh, vediamo. Mica nella vita, però come professionista mi sembra complicato. Adesso neanche auguranno una sciagura continua a quattro papi. Qua chiedo il conforto di Alessio Nardo. Prego. Ogni tanto su YouTube io mi chiudo. No, effettivamente mai. Su YouTube mi chiudo con i video dei papi. Dei papi. Vado a vedere proprio i loro ingressi, no? Pensa loro che problemi hai. Tu te li capivi proprio gli insulti, però poi te la metti, ma te li vai a cercare. Cerco conforto, mi insulta. Ma da chi? Da Alessio? Ogni tanto quando mai ti ha confortato? Io, Valentina, io spero ancora in una conversione di Alessio. Ho capito, ma di fronte a questi fatti allucinanti, ma posso darti conforto? Scusa, per esempio, i primi video dei papi, no? Quelli in bianco e nero, no? Quando venivano ripresi. Si spiegano tante cose. Adesso, Paolo, io e te, se proprio dobbiamo chiuderci, no, sull'internet o con l'internet, ci chiudiamo su altre tematiche oggettivamente. Questo si chiude con i papi. Poi dici c'ha qualche problema. No, vabbè, sì, allora fate voi. Perché, fate voi. Provate a vederlo anche voi. C'è un video su Wojtyla, adesso bello, lo dico con grande franchezza, e con queste canzoni emozionanti sotto, che ti rilassa proprio. Tu vedi Wojtyla, la Papa storia. Polacco, ricordiamo. Sì, il Papa. Io mi chiudo che i polacchi, no, col polacco. Alessio, no, col Papa polacco, scusa, questo non era. Ma se proprio mi devo chiudere. Vabbè, ho capito, su. Ma non è che non guardi le polacche. Questo però. Sentiamo? No, un po' di rispetto. Questa è storia, eh? Sì, ho capito. Ieri stavamo con i Savoia, oggi è Papa, ma che c'è preso? Sono delle istituzioni, la monarchia, il papato. La folle, poi entra quello che spara su tutti e macello. Questo è un rito straordinario. Certo. Ricordiamoci che il Papa è il vescovo di Roma. Cioè, appartiene anche alla nostra storia di romani, il papato. Sì, ma sta eccitazione non capisco. Lo so, scusate. No, è questo che abbiamo capito il vero obiettivo di Codomaccio, diventare papa. È emotivo, ma va bene. No, insomma, perché sono molto legato alla storia di questa città. Tutto fatto molto che bello. Comunque per me è un orgoglio far parte di questo grande mondo che è il mondo della chiesa, no, del papato. Sono contento. È un orgoglio che ti puoi tenere, guarda, tranquillamente. Possiamo chiudere. Ci doveva essere, scusate. A parte sto fatto che Codomaccio faccia parte del mondo del papato, è una dicitura abbastanza particolare, ma te la concediamo. Vabbè, ci doveva essere uno dei noi tre amico del Papa, no? Detto questo, vabbè, certo, mancava un amico. Plausibile, no? Occhio, perché a te, chi chiaro. Occhio lo stretto nallo, sennò in sono un anno e mezzo da Crosetti al Papa, comunque. Da Crosetti al Papa. Cioè, devo dire che va avanti. Da Crosetti a Bergoglio. Beh, portaci in studio sua eminenza, no? Magari, ragazzi. Però insomma di calcio si metterebbe anche a parlare. Beh, come no? Come parte no? Pure qualche scheggione. Pensate che provocazione. Io farei qualche altra domanda più che sul calcio. Cioè? No, va bene. Prego. Ovvero? No, niente. Io già so su cosa. Io già ti conosco, già so su cosa. Meglio non affrontare certe domande. Io già tematiche. So cosa. Ma perché ci dobbiamo sempre infilare dei temi così scivolosi che veramente. Cioè, no? L'acquarella dietro l'angolo, la sento. Sì, è tutta colpa di Cotumaccio. Questo lo diciamo ad alta voce. Per mi peraltro, da tutto. Vi consiglio, e poi chiudiamo la parentesi, il film I Due Papi su Netflix. È molto bello. Ah, passiamo su Nedved. Sta fissa, mo tra un po'.
su Nedved. Che ne so, stai a dire su Nedved. Tutto c'ha Nedved, forché la, la tensione cristiana e cattolica. Poi io un film su Nedved non lo vedrei comunque, no, voglio vedere manco io. Lui figura un film, ma sì. Poi che devono dire? Era antipatico, giocava a pallone, punto. Il film su Nedved lo chiamerei il male. Sì, vabbè, ha vinto il pallone d'oro, non è che ci fai un film. Se avesse giocato nella Roma, voglio vedere se la sei. Ma non ci ha giocato, pensa, quindi visto se che l'avresti giudicato antipatico. Ma così coi man si fa la storia, visto che ha sempre giocato contro di me e antipatico, obiettivamente non voglio guardare un film su Nedved, lo guarderanno in boh. No? In Nedvedlandia, in Repubblica Ceca. Come chiameresti invece un film su Alessio Nardo? Il maestro. Il maestro, senza dubbio. Certo, ecco. Perché... Maestro, buongiorno. Buonasera. No, buongiorno, sono le 7:24. Sottotitolo Cumbulla. Cumbulla! Esatto, con l'audio proprio. Maestro, come sta audio. Oggi? Ma io riposavano, capito? Sì, è strano perché in zona è così attivo. Però è qui, scusa. Ascoltavano queste simpatiche dissertazioni. Sì. Oh, oggi va, Lei con il papato che rapporto ha? Ma lei perché interrompe? No, scusi. Prego, scusi, ha ragione. Male, prego. Lei dice papato, giustamente. E quindi? Io parlavo e questo ridere. No, eh? Dicevo papato. Scusi, maestro, ma lei si è inserito stamattina per dirci qualcosa o fa solo rumori e io parla ricordo. Con Salvatore? Poi c'è. Ecco la storia, sentiamo. Se non mi interrompevano, io parlavo. Vabbè, parli. Io ricordo nel 1918 sì. Questo grande papa. Sì. Papa Rocchetti. No, guardi, si sta sbagliando. Erano questo papa. Ma. Dalle dimensioni non elevate, diciamo, no? Sì. Un papetto. Un papena che si un papena. Mostravano attraverso questa finestra in. Ma ci arrivava la finestra? In piazza San Paolo, San no? Paolo. Che non è la piazza San Pietro, no? No, è diverso, certo. È la piazza San Paolo, no? Certo. E ci dava le ultime notizie su Smolinger. Il papa. Nel 1918 poi. Dicevano. Certo. Arrivano le notizie. No, a fine guerra c'è il papa che te parla di Smalling. Mi sembra un ritratto. No, tutto io leggo qua che nel 18 c'era Papa Benedetto XV. XV. Maestro, che pensa dice? Che il 16 è arrivato dopo un secolo. Era detto Paolo Rocchetti. Ah, ecco, beh, effettivamente non era che fosse altissimo. Io ricordo anche un. Era il 18 aprile. Sì. Netto, infatti, del 18. Non so che De Paolo sto papa. Io ricordo questo durissimo attacco a Petrachi. Ma da parte del papa? Sempre nel 18? Durante una. Ma non era nato Petrachi. Una comunicazione. Siamo a Twilight. Quanti anni ci avete? Scusate, fatemi capire. Cioè, una bolla papale contro Petrachi. Cioè. Quindi. Questi erano i miei ricordi. Ricordi, sì, che hanno un grazie, senso. Io andrei a fare colazione, fossi lei, poi non so. Magari. Davidovich! Ma sì, vabbè, buonanotte. Fofana! A posto. Grazie al maestro, grazie a Salvatore la pasticca. Jim City! La pasticca, Salvatore la pasticca. Dopo magari ci risentiamo con calma e con più lucidità. Buongiorno ragazzi, volevo chiedere a The Voice Riccardo Cotumaccio l'ultima esibizione di Morgan a Sanremo con tanto di base musicale. Grazie. Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo il disordine è una forma d'arte, ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo, sei su questo palco. Ringrazia chi ti ci ha portato dentro, ma questo sono io. Nardo? Dove sei, Nardo? Che succede? Scusate, mi hanno chiamata. Cioè, che poi il testo originale diceva ricorda che devi fare benzina. Ma che frase è ricorda che devi fare benzina? Che testo cioè, è? Io non lamentarti che c'è sempre peggio, ricorda che devi fare ragazzi, benzina. Allora prendo ora perché la presenza che abbiamo manco niente, non mi ricordavo proprio. Questa è veramente una. Lavati i denti e non provare invidia. Te credo che ha cambiato, fa schifo, ma no, che è? È stato benzina. È stato un esperimento sociale questo, perché sì, per la prima volta malissimo. Il ritornello più cantato del Festival di Sanremo è un ritornello che non esiste. Esatto, che è fuori concorso. Che non c'è, che non è esiste. È stato approvato. Improvvisato c'è la genialità di Morgan, carità, mancando di rispetto a Bugo, perché di fatto è una mancanza di rispetto, ma è stato geniale. È stato geniale nella sua maleducazione. Perché di fatto Morgan ha completamente regalato al paradiso degli artisti la presenza di Bugo. No, poi ha completamente questo episodio
completamente oscurato tutto, culo, tutto il resto. Cioè, ma qualcuno parla di Diodato in questi giorni? Fortunelli, no, proprio. No, soprattutto poverino, diciamo, poverino. Cioè, un artista dimostrandosi vero, appunto maleducato e irrispettoso nei confronti del suo collega, sì, lo ha fatto diventare famosissimo. Cioè, adesso tutti quanti in Italia conoscono Bugo, ma era sto Bugo e tutti quanti ricorderanno Bugo per questo, per questo. Cioè, Bugo è stato lanciato nel mondo della musica e nel mondo artistico appunto da questo episodio, grazie a Morgan. Assolutamente. Vabbè, sì, detto questo, mentre no? Diodato non se lo fila nessuno. Con un bellissimo pezzo. Beh, fa rumore. Ha fatto più rumore, Simone, dedicato a Cotumaccio in bagno. Ma perché queste cose allora, devi dire? Scusami. È un pezzo che Diodato ha scritto pensando ai rumori che fa Cotumaccio in bagno. Ma chi te l'ha detta questa cosa? Ma chi te l'ha detta questa cosa? Diodato. Cotumaccio, ancora non ero riuscito ad evacuare questa mattina. Allora, mandiamo proprio tutto, tutto, tutto. A questo punto vengo anche a domicilio. E degli effetti benefici, insomma, sui nostri ascoltatori. Vabbè, quantomeno li aiuto ad espletare. Che bello. Guarda, bello, che non è poco, eh. È c'è orgoglio, gente che fa molta fatica. C'è chi vive molto male per questo tipo di problemi. C'è gente acquista medicinali. Cioè, ascoltate Cotumaccio, la cosa sarà molto più piacevole. Tutto bellissimo, va bene, possiamo anche andare avanti. Io devo dire che tutto da quando frequento Riccardo, che cosa? Questo spazio radiofonico, caspita. Ho risolto tutti i miei problemi. Quindi sono fiero di questo. Dici che non è stato Prostamo, l'attenzione, è stato Cotumaccio. Ma basta, oggi torna. Che tra l'altro sono... pagina, oggi torna. Suona bene come medicinale, eh? Le devo assegnare un Cotumaccio. Certo. Lo prenda 4 volte al giorno. A me piace più l'idea del Cotumaccio alla crema. Alla crema? Sì, sinceramente, però. A me piace più l'idea del Cotumaccio alla matriciana. Addirittura. Buono il Cotumaccio. Mi sa di una pasta tipo corta e cicciotta. Sì, che sì. Si riempie di guanciale. Una sorta di pacchero, capito? Sì, bravo, che proprio che ti dice. Ah, di pacchero con la cipolla. Buono, eh? Ecco, va bene. Si può fare? C'è venuta fame adesso. C'è venuta molta fame. Chi ci porta la colazione? Io sono anche a dieta, come però si vede. Speriamo Morgan. Però vorremmo della pasta. La pasta a colazione, la pasta asciutta alle 7:40? È molto più la sana pasta di a colazione. Molto più sana di un cornetto. Ma poi da te, da parte tua, Valentina. Tu che sei così precisa. Se certo, ma guarda, se c'è un momento da giornata in cui concedersi a qual più leggero la pasta, adesso è questo, poi tutta sì la giornata per io bruciarla. Non dimenticherò mai, io un beh, episodio straordinario. Un circuito militare, quindi a voglia. Io non dimenticherò mai questo episodio, che magari interessa poco ai nostri ascoltatori. Ma che mi va di raccontare? Vabbè, qualche mese fa al ristorante eravamo sì tutti quanti insieme. No, Cotumaccio non c'era, che era in giro a pastrognare senza successo, come al solito. Eravamo. E a un certo punto la Catoni dice: ho voglia di pagliata. Sì. Manco fosse Liverani. Ho voglia di pagliata. Hanno portato a tavola tipo 7 quintali di pagliata. La Catoni una forchettata l'ha lasciata. Io la volevo assaggiare, infatti ho detto va di dividere un piatto con la mettiamo in mezzo. Hanno un quintale di pagliata, una no forchettata. Non ce la faccio a mangiarmi in Valentina. Basta. Pagliata. Mi piace tanto, la volevo assaggiare, però poi non è posso mangiarmi poi la pagliata è un piatto notoriamente leggero. Sì, 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 è rimasta lì poi. Che peccato. No, poi l'hanno mangiato gli altri e si sono pure portata via perché hanno fatto la doggy bag. La troppina ha goduto fortissimo il giorno dopo. Lascia perdere, ha fatto sto regalo. Pensate che roba. Ci stanno certe trattorie che solo a nominarle mi aver fame. Guarda, che gesto è buono con te, capisco. Parla. Buono co. Ah, no. No, è stata contenta anche. Perché? Buono core. Ma qua dentro un pensiero positivo non riesce a farlo nessuno. Ma è incredibile. Che succede? No, ieri ha fatto la doggy bag e il giorno dopo si è fatta pure il pranzo. Quindi è andata benissimo. Beh, non ho mai capito. Buono cosa, che cosa aveva capito? Non ho capito. Si era sentita male. Cioè, si è sentita male. No, veramente no. È stata contenta perché, anzi, visto che io non ho consumato tutto. Beh, ragazzi, avete ordinato 6 kg di pasta, ma super condita. Ma voi state, cioè, io vi ammiro. Ma scusate, l'ambiente romano è in preda a una psicosi Petrarca e noi parliamo di pagliata. Giusto, è giusto. Perché cerchiamo di riportare, no, un tono piacevole. Temperare. No, comunque ora ci arriviamo con calma. Prima facciamo un attimo un resoconto, Ale, perché ieri si è giocata anche una semifinale di Coppa Italia. C'era una tavolata quella sera, c'era una tavolata. Le pagliate carbonare, cioè, mamma mia, che spettacolo. Possiamo anche tornare a noi, che siamo io ho fame. Di cosa? Degli argomenti che abbiano un senso, non ci pagano per andare alla pagliata. No, sono 10 giorni che non si fa più la tendina e tu te ne accorgi stamattina. Ma non voglio fare la tendina. Vedi tendine accanto, cioè, spazio morto davanti a me. Tu senza la tendina non sai fare trasmissione. Assolutamente no, io vado. Allora vattene a casa. Allora, Riccardo, capito? Ieri si è giocato anche la semifinale di Coppa Italia. Oh, parliamone con Cotumaccio, che sicuramente ha visto la partita. Sicuramente l'ha seguita. Con profondo piacere ho assistito a Inter Napoli. Non è che ci serva chissà che scaletta, cioè, era solo da un senso a sta giornata. Io, piccolo appunto, senza tendina sono un uomo stasera perso. Giocano gli altri, no? Stasera giocano gli Milan altri. Milan e Juventus, ieri ha giocato Inter e Napoli. Fatto, sulla gara Inter di Napoli ieri. E Milan Juventus. Sulla gara di ieri un piccolo appunto cromatico. Secondo voi domani resta a casa, faccio prima almeno. Poi lascio la parola ad Alessio che avrà visto sicuramente la partita a differenza mia. Un appunto cromatico. Il blu del Napoli. Sono già d'accordo con te. Il blu del Napoli era in questa stagione un po' più
scuro rispetto alle scorse azzurro, stagioni. È un, non è blu, è un azzurro. Tende quasi a blu quest'anno, per quanto è azzurro, scuro. Là. È un azzurro molto scuro, Alessio. Che tendeva a confondersi con l'azzurro dell'Inter. No, infatti è stata una scelta cromatica sbagliata. Cioè, ragazzi. Perché se l'Inter va in campo con la maglia nera e azzurra, il Napoli deve andare in campo con una divisa di un colore diverso. Sì. Non può scendere in campo con la divisa azzurra. Ma il Napoli la seconda maglia come ce l'ha? Credo bianca. Bianca, se no argentea. A volte c'ha la terza maglia gialla. Sì, ha maglie di svariati colori. Diciamo che il Napoli ha avuto le maglie più brutte degli ultimi 10 anni. No, sempre il Napoli, tutte... del Napoli. State parlando del Napoli. Guarda, sono tutte attillate a su che fanno. Che forse si qualificherà per la finale di una manifestazione che non conta niente. No. Vabbè, sta chi dice il contrario è nemico di Pallotta, vabbè, Baldissoni, sì. Fienga, Petrachi, Monci, Betutti, Sabatini, tutti. Fenucci, basta. Zanzi, Stagliano, Baldini, no. E tutti quanti gli altri. Tutti hanno nominati, ringraziamo tutti. No, Nardo, il ritornello più cantato di Sanremo 2020 è Musica e il resto scompare. Musica e il resto scompare. Quanto mi resta la musica, il resto scompare. Musica e il resto scompare. Musica e il resto scompare. Musica e il resto scompare. Oh, e pensate che la Catoni, dopo la prima serata del festival, mi diceva: No, questa canzone non diventerà un tormentone. No. Detto questo. Invece dicevo: questa vedrete che nelle radio si sentirà. No. Amore mio, Alessio mette livore in qualsiasi tematica. Mi smentivi questa cosa? O rancore? Ho vendette personali. Grande hit. Non è che è una grande hit, è che poi andrà a quel ritmo un po' sudamericano. Ce l'ha. Tutte le stagioni, devo dire che questo Gabron, devo dire che questa canzone qua, quella di Gualassi, ma poi quella di Pelù, sta lettera, perché è pure Caruccia poi alla fine. Sono le tre più radiofoniche, forse, no? Mi trovi d'accordo? Ieri ho fatto degli approfondimenti personali. Scusa, mi dici se te, perdonami. Gualassi, Pelù e Elettra. Prego. Secondo me non gliene frega niente a nessuno di quello che dico. Siamo giunti a un perché no? Dice cose cruciale, inutili, quindi, della trasmissione, della storia di questa trasmissione. Ma ti fanno sempre parlare, ci parli dei papi, dei Savoia, dei dai. Ci hai detto che ti chiudi su internet coi papi. Coi papi. È cultura, scusami. Coi papi. Cioè, ogni papa rappresenta l'epoca storica in cui vive, no? Dicendo, sono d'accordo, sentite. Dicevo, che mi ero ho fatto degli approfondimenti su Elettra Lamborghini ed è veramente una ragazza. Paura. No, veramente autoironica, simpatica, non ostenta ricchezza, che comunque sì, ce l'hai i soldi, cioè non è che la li può nascondere, no? Non è che è una colpa, cioè, ma ci mancherebbe, che hai mai detto questa cosa straziante qua? Non lo so, guarda, continua a parlare, ti prego, ha fatto ricanza, ma ragazzi, i soldi ce l'ha, ma perché chi c'ha i soldi li deve nascondere, scusate, perché non è che è una colpa sua, voglio dire, non gli ostenta, nel senso, non sta sempre là. A me se mi danno una paura dei soldi, non è che mi vergogno, dico no, che brutto, ve li regalo. Ma scusate, ma la vogliamo fare finita di vivere i soldi come un imbarazzo? Chi ce l'ha fa bene a mostrarli, tipo Cotumaccio. Che molto autoironica, è vero, io devo moderati soldi. L'altra volta è stato molto carino, vabbè, non mi ricordo manco più com'era, però insomma ce ne sono tanti, si presta pure, no? Cotumaccio e Rocchetti c'hanno i sordi il mondo, e non si vergognano, capito? Ma perché adesso continua a cavalcare sto cavallo di battaglia dei soldi? Semplicemente famo dei lavori, abbiamo dei soldi, dei soldi, siete ricchi di famiglia, non siete famiglia, è una cosa importante, mio padre è casalinga, ricchi di famiglia, ma chi è sto siete? Saluto mamma Anna Maria, la gente parla al plurale, guarda, giuro, mi fa perdere la testa, proprio la pazienza. Chi è voi? Siete chi sono? Ma chi? Loro due, l'ho detto, Cotumaccio e Rocchetti. Ma chi? Ah, voi siete ricchi. Cioè lui sostiene un'eccessiva ricchezza da parte di Paolo Rocchetti. Un'abbondante ricchezza. Ma come ti scusa? No, oh, dice non dobbiamo parlare male di chi c'ha i soldi e poi si offende se io è ricco. Ma non ho capito. Ma non sto dicendo. No, non come sto se ti avessi insultato. Sto dicendo questo. Sto dicendo tu lo dici ogni mattina. Non conosce il sacrificio. Ogni Mirko, mattina. Non conosce il allora, Mirko è d'accordo con me. Paolo, la rigiro. Ah, te sei un poraccio. Io sono morto di fame. Io l'ho sempre dichiarato. Andiamo per eccessi. Io e Bonocore siamo. Tu non fai. Alessio, non è vero. Tu non fai il bene della comunicazione romana perché vai per eccessi. Ma che contest è questo? No, ma io dico, io sono semplicemente lucido. Ricchi di famiglia contro Porazzi. Onesto. Ma che è? Io sono orgogliosamente un morto di fame. Lo sono sempre stato. Ma di cosa? Poi si vede anche sono morto di fame anche dalle mie dimensioni, sono. Ma oddio. Ma come? Sì, che te danno da mangiare, evidente. Sono sciupato. Nessuno ti dia del cibo. Vale, ti piace il mio bracciale? Sì. Il mio braccialetto. Quello viene dall'Himalaya. Che carino, sì. L'Himalaya. Quello costa almeno 70.000 euro. Che carino. No, l'hanno pagato 3 euro. Ogni perlina costa.
No, perché lì non costa nulla. Però chi ci è andato sull'Himalaya? Il mio migliore amico Federico. Fede, ieri ha postato una foto di voi due, o eri tu a riposare, non lo so. La nevicata del 2010. Ma c'era anche un'altra più piccola ancora. Più piccoli? Sì, non era quella con la neve, erano seduti da qualche tavola, ma era piccolissima. No! Stanotte l'ho vista. Stanotte? Sì. Questo è l'inno del Nepal, ricordiamo. L'hai tolto? Ah no, ok, ecco qua. Peraltro terra meravigliosa, bisognerebbe farlo. Nepal? Sì, un viaggio in Nepal sarebbe da fare. Sì. Verrai con senza noi, Alessio? Senza questo sottofondo straziante, magari. Verrai con noi in Nepal, Alessio? Assolutamente no. Ecco, lo mettono sempre. Quindi se io vado in Nepal tutto il tempo non Nepal, ci vado. Sì. Abbiamo risolto così, da un'altra posso parte. Posso fare una domanda ad Alessio, Valentina? Sì, certo. Qual è il luogo più distante da casa tua in cui tu sia mai stato? Intendo in generale nel mondo, Casa di Catroppa. Sì, credo il mio vicino. No, quello che mi abita davanti. Dai, casa di Catroppa è forse la distanza massima. Beh, è lontana. Sei mai stato all'estero? Ma queste sono cose che attengono alla mia privacy. Quindi la risposta è no, chiaramente. Perché adesso ti devo raccontare tutte le volte, cioè, vabbè, tutti i viaggi culturali che ho fatto. Scusa, ma tu lo guardi mentre pastrugna e non ti puoi chiedere se sei andato all'estero. Io ho frequentato delle simpatiche croate, per esempio. Ma no? Come simpatiche croate? Sì, magari hai incontrato all'Aventino, va a capire. Ed è lì che ho conosciuto il Mister Juric. Vabbè, erano giorni belli. Siamo divertiti, abbiamo fatto tour. Non dico che tipo di tour. Vabbè, lasciamo stare. Cioè, dai, ho fatto belle passeggiate. Che tipo di tour? Un tour culturale sarà stato. C'è chi passa tempo con papi e chi con ragazze croate. Cioè, ognuno sceglie tempo di passare. Beh, certo. No, vabbè, allora vai te, sesto classifica, Coborini, Zaccagni, Pessina. Vai te. Beh, c'è anche Faraoni, Amrabat. Faraoni, Amrabatiri. Ah, no, Amrabat. Amrabatiri, giocatori fuori. Chi è Amrabatiri? Ci hanno già portato via. Amrabat. Rahmani, quello lì. Quello lì. Mula. Quello lì. Ma no, vai te sesto con quelli, vai. Complimenti a Juric. Spacco bottiglia a tosso. Comunque, ragazzi, veramente, cioè, ripensare al Verona sesto in classifica quest'estate era spacciato. Ma che bello, però. Beh, per loro sicuramente. Dai, che ma viva Dio che ci sia qualcuno che contrasta sti rompiscatole. Una favola del calcio moderno. Purtroppo anche noi, ma vabbè, insomma, va bene. Comunque, ragazzi, il posto più curioso che ho frequentato nella mia vita è il Rocchettistan. Che è uno stato straordinario. Cos'è? È piccolo, ovvero? È uno stato piccolo. Dov'è? È piccolo come, questa, come questo studio. Immagini. Ah, praticamente. Dov'è? Si sa. È un posto. Non si può dire. Ah, è vicino a Lixtan. È vicino a Lixtan, sì. C'è il Lixtan e c'è il Rocchettistan, che è più piccolo dell'Ixtan. Senti, le caratteristiche di questo stato? Beh, si parla sempre di mercato. Cioè, ci sono gli abitanti di questo posto che ti danno sempre notizie di mercato. E poi le smentiscono, però. E le smentiscono e insultano Petraghi. No, no, che stato è, scusa? È uno stato molto particolare. È un po' polemico come stato. Piccolo, ma polemico. C'è un livello di coattume che è una cosa incredibile. Senti, ma altezza media degli abitanti? Ma allora. 1,42 m. 42, così, chiaramente. Cioè, non cosa consigli a Buonacore? Se leggo del 1,70 tu? No, Paolo? Paolo 1,70 sulla carta d'identità. 1,70 se sale sulla sedia. Un documento falso, chiaramente. Se sale sulla sedia è 1,70. Cioè, da chi l'hai fatto fare questo documento? Noi vogliamo conoscere chi ha fatto il documento di Paolo Rocchetti. Diciamo, guarda, da mesi ormai. Tu puoi anche mostrarla, ma noi vediamo la sul realtà. Sul mio documento c'è scritto sex symbol, quindi quello che c'è scritto sul documento vale fino a un certo punto. Però scusate, non conta l'altezza reale, ma quella morale. La statura morale. Certo. Giusto, Valentino? Sì, certo. Magari però non è proprio quella riportata sulla carta d'identità. Su quello di Buonacore che c'è scritto, per curiosità. Danno la stessa altezza. Pure tu 1,70. Evidentemente c'è qualcosa che hanno non giocato va. A rialzo per darvi un contentino. Cioè, se voi due siete 1,70, io sono 1,92 m, capite che ci abbiamo un tutto problema. Tutto decosce, però. Forse se Rocchetti sale sopra il Buonacore, si arriva al 1,70. Vabbè, comunque due grandi professioni. Due grandissime nei rispettivi ambiti, sono due professioni. Cioè, ovvero quali sono gli ambiti rispettivi? Beh, uffici pubblici come la stampa romana, tutte cazzate. No, mi sembra evidente. Scusate. Salutiamo le Poste. Perché ieri sono polemica. Si sono offese per le parole di Sarri? Le Poste italiane. No, comunque, abbastanza. Ma dico, siamo diventati. Cito Luca Bizzarri, che ieri ha pubblicato un tweet molto interessante. Il paese dei gnegne. Che palle. Cioè, ma ha fatto una battuta sulle Poste, ma chi se ne frega? Citazione molto importante. Addirittura un commento. Sì, Luca Bizzarri niente, per ragazzi. Dire che siamo un paese di gnegne. Questa è una citazione illustre. Posso citare chi me pare? Citazione straordinaria. Io vorrei chiedere a Rocchetti, anche se non ancora il suo spazio. Rocchetti, adesso dimmi con grandissima sincerità, ma veramente adesso svestiti. Ma io voglio dopo, tanto vabbè, però mi interessa, che sennò poi me la dimentico. Certo. Ma tu, hai mai detto una cazzata? Mai in tutta la tua carriera. La risposta è stata mai, poi argomenterà io tardi. Io ogni mattina. Su questo non t'avevamo neanche chiesto. Ah, scusate.
Paolo Rocchetti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Paolino. Paolo, ben trovato. Lo sapete che anche bello. Noi bassi abbiamo un cuore. Anche noi. Lo sapete. No, guarda, potremmo un riprendere cuoricino. Testi cuoricino, cantautoriali piccolo, autorevoli, no? Sui nani. Ma no. No, sì, nani, dai. Nani canta, troppo, canta, ragazzi. Che sono cattivi, lo sai un perché sono cattivi? 70. Lasciamo perdere, dai. Al limite poi perdere. Te lo facciamo dire in musica, perché poi se lo dico io, anche virgolettato, sembra più gradevole, e fuori onda che rende meglio. Pensate alla passione che ha Rocchetti per lo sport in generale, no? Sì. Il suo calciatore preferito per anni è stato Nani. Certo. Attaccante del Manchester United, però ricordiamo. Il tuo ciclista preferito era Ivan Basso. Oh, vai. Che campione. Finite? Hai fatte tutte? Ce n'erano altri? No, penso basta. Sono gli sportivi preferiti da Paolo. Adesso, Paolo, io so che tu hai scritto nella notte. Cosa? Possiamo anche dirlo, perché poi ci sono anche dei luoghi estremamente intimi della casa, all'interno dei quali uno trova anche la maggiore ispirazione, no? Beh, Riccardo guarda i papi e io. Esatto. No. Tu, diciamo che all'interno di una stanza, della tua casa, hai trovato lo spunto per scrivere un comunicato, no? È vero. E tu lo vuoi snocciolare, leggere in diretta un comunicato di risposta ai violenti, attacchi. Beh, lo era leggo chiaro, io. Era riferito. Guarda che ce l'ho, eh. Leggilo tu, dai. Petrachi, state zitto! Ecco, questo è il comunicato di Rocchetti. Bello, mi è piaciuto. Ma perché è durato sintetico, poco? Sintetico, breve, no, però intenso. Che il momento, l'importante è quello, è arrivare sulla notizia. Perché no? Il tuo momento in bagno è durato poco. Dai, basta. Allora. È stata una cosa veloce. Sono questi, ecco, quindi il comunicato è stato questo, altrimenti sarebbe stato un po' più lungo, un po' più denso di contenuti. Però vabbè, il senso è denso, chiaro. Ma no? Smettiamo. Paolo, allora, ragazzi, vuoi pronunciarti su quello che è successo ieri? Però stupiscici, perché qua tutti ormai si aspettano un durissimo attacco nei confronti del direttore sportivo. Intanto fatelo parlare. Oggi, secondo, non analizzate quello che dice. Puoi terzo, dimostrare tu, a tutti. Calmate. Oggi puoi dimostrare a tutti io che sei apprezzo il direttore sportivo della Roma, chiaramente, come tutti noi professionisti. Sì, no? Detto questo, dico che è il terzo direttore sportivo che impazzisce, sbrocca in conferenza stampa. Purtroppo, ovviamente, stiamo scherzando. Scusa. Beh, Monchi, le ultime giornate diceva: vi vengo a prendere ai tifosi, faccia a faccia. Conferenza stampa non ha mai sbroccato. Beh, l'ho fatto. Monchi. Ho fatto anche addirittura Monchi che dice: ti vengo a prendere, questo ricordo anche questo. Sì. Sabatini lo ha fatto, e qui dopo sei mesi è successo anche al direttore sportivo. Sabatini non è mai Roma. Impazzito in conferenza stampa. No, ammazza. Sabatini partiva già pazzo di suo. No. Quello che avrei aggiunto io, chiaramente scherzando. Però possiamo dirlo, non mi permettete di parlare male di me. Sono stati più gli allenatori a sbroccare in passato. Beh, anche i direttori sportivi, perché qui assumono una figura forse troppo importante. Certezza che qualcuno comunque sbroccherà. Sì, ecco, comunque bello, succede proprio, sempre. No? Scusate, ma a sto punto pure il cantante preferito suo era il poro Little Tony. Bello! Grande, grande cantante Little. Sì, tra l'altro grande Little, che salutiamo, insomma, un bacino al cielo. Siamo anche pronti? Anche per lui. Dai, per la super classifica Petrachi. Popolo! No, perché? Oggi è così. Solo cazzate. Go to Maccio! Alessio. No, era un contributo questo, era un estratto. Ah, vabbè. Super classifica post. Spiazze. Il post di oggi, caro Paolo Rocchetti, lo leggi in Veneto. In Veneto, qual è il... No, non lo leggo. Non volevo vedere, devi concentrarsi. Non è venuto, mi devo concentrare sul Veneto, aspetta. Allora, ma guarda, cioè, quello che fai sempre. Qual è il vostro pensiero sullo sfogo del DS Petrachi? Perfetto. Il tu sei nato in Veneto, in realtà, in Veneto. Credo. Rocchetti è un cognome Veneto, si sa che è un cognome Veneto, dai. Veneto. Andiamo ai commenti seri. Andrea Pacitti, sono totalmente in disaccordo con voi. Mi spiace perché vi siete schierati a guscio a difesa di non si sa cosa. Petrachi viene insultato da quando è arrivato. Non sa parlare, è provinciale, viene dal Toro. Ma chi è? Solo perché dà poca confidenza. Ha fatto bene a parlare anche in termini un po' trancianti. Non servirà, perché mi sembra evidente che verrà distrutto. Avanti il prossimo. Confidenza. Gianluca Domenici. Non commentiamo? Se volete, prego. Commentate. Vai, Ale. Sì. No, commentate allora, scusa. Io non ho attaccato Petrachi, quindi. Ma nemmeno io. Anche io con chi c'è là, scusa. Con l'ambiente. Lui l'ha letto come un attacco, forse. In realtà noi stiamo solamente argomentando. La risposta è sempre l'ambiente. L'ambiente. Di che è colpa dell'ambiente? Eppure qua non c'è equilibrio. Perché è un attacco e una difesa. Non si riesce ad avere un'argomentazione, un punto di equilibrio. Gianluca Domenici, in questa città. Buonocore è disgustato. Cosa e non su altro. In questa città ridicola sarà distrutto. Io sto con lui, Francesco. Roma.
comunque vabbè, mi sa che demo testo fatto. Vabbè. Francesco Simon Facile risponde: se vinci sei un eroe, se perdi hai alzato la palla per schiacciare il prossimo. Beh, contano i risultati anche nel gioco del calcio. Il risultato conta, la metà, no, che ne so, sta leggendo parole che non sono scritte, non questo, so. Questo è il problema. Se perdi ha alzato la palla per schiacciare altrui. Hai detto per schiacciare altri, hai detto altre cose. Ho cambiato così, volevo interpretare a modo mio. Il risultato conta solo il risultato in una piazza in cui solo l'ambiente è lo stesso da 30 anni. E alla fine è anche giusto che sia così. Si compete, non è un'esibizione di buoni propositi, non adesso almeno. Nel 90 c'era già Rocchetti, 30 anni fa c'era già Rocchetti. Pure te c'eri già. Certo, eravamo gli stessi, eravamo qui in diretta anche nel 90, diretta, certo. A 3 anni. Ma che Toni era già gnocca all'epoca, vero, quando? Sì, sì. Nel 90, nel 90, nel 90. Già gnocca. Beh, nel 90 ero veramente molto carina. Sì. Stavo per andare in prima media, che ero bellina. Che già rimorchiavi, già rimorchiavi. Sì, già, sì. Confermo. Giovanni De Santis, buondì. 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 A me non è piaciuto granché. C'erano 3 nuovi acquisti da presentare. Lui ha fatto un monologo arrivando addirittura a parlare di Friedkin. Poi ha pure rimbrottato Perez. Per come è entrato con il Sassuolo, mancava Spalletti vicino e sarebbe stato un'ecatombe. Quanto mi manca Sabatini. Certo, una bella conferenza stampa a due Petrachi Spalletti. Guarda, che, guarda che sarebbe bella. Con l'inserimento di Walter a un certo punto. Fatemi parlare. Quanto vi manco, dite la verità. Tanto. Dite la verità. Tanto, una volta per tutte. Quanto mi ha ricolorato, dai. Da quando me ne sono andato, solo pelati. Facevi ridere anche quando c'eri un sacco di cagate, comunque. Cioè, ecco, nel senso, comunque. Ne ho dette tante. Perché fa tutti sti voli pindarici. Andrea Ippoliti risponde: non mi è piaciuto. In un momento in cui bisognerebbe essere uniti e pensare al bene della Roma, ha soltanto difeso se stesso. Brutta mossa. Trasimaco Calcedonio. No, vabbè, non sono disposto. A fare cosa? È tanto leggere. Che ci segue Trasimaco. Trasimaco. Sono quasi 10 anni che ci chiedono pazienza. Petrachi ha fatto un'autodifesa non della Roma, ma del suo lavoro. Ha parlato del cambio di proprietà per giustificare il suo mercato. Da un dirigente ci si aspetta un'assunzione di responsabilità più ponderata. Io di fronte a questo commento, Trasimaco. Io Calcedonio. Io pondero. Io non faccio nulla, pensate, davanti vabbè, a questo commento. Tu devi avanti. Leggere e basta. Capito? Andiamo ai commenti rabbiosi. È tornato, signori. No, veramente. È tornato Fabrizio Rossi. 9 anni di fuffa con giornalisti, giornali e radio complici. Ma dove era andato? Sarà sentato. No, Fabrizio, Fabrizio, puoi specificare 9 anni di fuffa con Cotumaccio complice, perché alla fine l'unico vero complice è lui. Quindi se puoi specificare questa. Ma di chi? Senza fare tutta l'erba in fascia. Sei tu? Cioè, da banca? Della banca. Il re di tutta poster. Ma, oddio, addirittura il re, ma magari ma fosse amico di Unicredit. Datemi mutui, datemi sordi. Unicredit, datemi sordi. Cotumaccio, continua così. Vabbè. Continua a parlare bene degli americani. È giusto così. Bravo. La prima volta che stagliano e gli altri, stesse ozzetti. Però, Rocchetti, Quinto Montengaggi, Piero, state zitto. Ancora, io non sono la Catoni. Massimo, zitto. Vabbè, ma poi c'è pure più capelli. Ascanio Pedullar Rocchetti risponde: anche voi fate parte del famigerato ambiente romano e si vede dai vostri commenti. Ma parla degli altri utenti. Ma parli Facebook. Con noi, Asca? Con noi qua. Ma quanti rossi ci stanno? Daniele Rossi risponde: forse. Ancora credete alle conferenze stampa? Sì. Che vuol dire? Che senso? Ancora cos'è? Sono scie chimiche, sono conferenze stampa, non è che è l'oroscopo. Per quanto, le scie chimiche. Commenti ironici, Alessio. Oh, Riccardo Moscatelli, spezziamo la lancia in favore di Rocchetti. Questa è una lancia. Quando tutti facevano mercato e noi non avevamo ancora un DS, il buon Paolo era molto fiducioso sia sull'arrivo che sulle qualità di Petrachi. Ma quando mai? Nonostante sappiamo tutti che Rocchetti e Monchi abbiano pastrugnato. Mai vero. Ebbene, dopo il mercato di gennaio, al netto della situazione di transizione societaria, permettete che il buon Paolino sia un po' inalberato. Non mi ha soddisfatto il mercato di gennaio, in estate sì, assolutamente. Non tranne Kalinic, che è stato l'errore più grande. Non di è mai stato fiducioso Paolo non su, è vero, su Petrachi, mai neanche per un Daniele Cimino, a un certo punto mi aspetto che battesse i pugni sul tavolo dicendo strunz come il Trap, oppure rispetto casso come Malesani. Sembrava un po' una cosa. Mica Molo, stagione, Stefano Morzilli a Petrachi gli ci vorrebbe un bel piatto di mezze maniche con i funghi de zia Rosina e salsiccia de Morlupo. Addirittura. Una bella buona. Scottona dei pascoli di Gino R. Rozzo de Rocca Priora, accompagnato da un rosso de Sor Vinicio. Vedi che con questo pranzo gli si schiariscono le idee. Secondo me.
ce lo giochiamo Petrachi. Io un pranzo sì, lo farei 6.000 calorie tra insieme l'altro a Petrachi. So famo. Chiudiamo con il commento oggi di riflessione di si Marino riflette, De Mare. Grazie. Attenzione. Oggi voglio lanciare un messaggio sociale ed in parte subliminale. Bravo. Spero che Riccardo, con resilienza tale link, possa decantare. Il cacapò sull'orlo dell'estinzione, no. Uno dei pappagalli più longevi al mondo. Il pappagaccio. In Nuova Zelanda ne rimangono solo 147 esemplari adulti. Beh, uno ma qui, l'annata 2019 fa ben sperare. Noi ce ne abbiamo uno qua. L'unico, ricordiamo, pappagallo che non vola, ma longevo. Il pappagaccio. Presenta le caratteristiche evolutive dei volatili che vivono su isole oceaniche prive di predatori e con abbondanza di cibo. Il pappagallo tutto apposta. Esattamente come me, ha una corporatura robusta. Brutto, e apprezza particolarmente la società americana a capo della Roma da 8 anni. Di grossa costituzione, in età adulta. Beh, il cacapò maschio può arrivare a pesare fino a 4 kg, conquistandosi il primato di pappagallo più grasso del mondo. Si sta per estinguere perché non si accoppia, esattamente come Cotumaccio, è proprio il suo. Le zampe sono grandi ed è particolarmente ghiotto di frutti dell'albero di Rimu, tanto che nelle stagioni in cui sono abbondanti si nutre solo di quelli. Ma indossa cotto camicia. Prima dell'arrivo degli esseri umani pare che il cacapò fosse addirittura il terzo uccello più comune del territorio neozelandese. E puzza di muffa, ragazzi, il cacapò. Ma come puzza di muffa? Dove sta scritto? L'evidente forte odore di muffa che il cacapò emette, no, e la tendenza a rimanere immobile in situazioni di pericolo lo rendeva inoltre è un facile. Un cacasotto rimane immobile. Ma come rimane immobile in situazioni di pericolo? Ma sei un cretino. E poi puzza di muffa, quindi lo sentono ugualmente. Lo rendeva facile preda per i cani. Povero cacapò. Chiudiamo. Ma se lo mangiano i cani. Ma è una storia straziante. Per forza si estingue, non fa nulla, non si accoppia, non si ribella, non si difende, puzza. Però mangiato dai cani che si mangia un pappagallo. Che ad oggi sopravvivono solo 147 esemplari adulti, tutti concentrati sulle tre isole libere dai predatori e attentamente monitorati dal Cacapò Recovery Program. Il 2019 però è stato un anno fortunato per il cacapò, che ha vissuto una stagione riproduttiva da record. Dalla faccia vostra sono nati ben 76 pulcini e secondo gli esperti almeno 60 di loro arriveranno all'età adulta. Si è ringallussito il cacapò. Insegnateli a difendersi, se no non vanno a nessuna parte, che i cani li mangiano. E fateli lavare questi cacapò, poverini. The cacapò, one of the world's longest lived parrots. Il cacapò ha detto: mo basta. Si è calato le braghe. Grazie a Paolo Rocchetti.